sono qui all'interno del Teatro Mercadante, precisamente nel camerino del Teatro Mercadante di Cerignola, con Bianca Guaccero. Buonasera. Buonasera. Per questa vita da strega, giusto? Sì, quella mia o quella del... della... Beh, certo, tu proprio una strega non mi sembri affatto. È tutta apparenza, guarda. Però non è detto che abbia un'accezione negativa questa cosa di essere strega, insomma, questa definizione strega. È più strega Francesco Venditti in questo spettacolo, se vogliamo, nel senso che io in realtà arrivo nella sua vita per donargli quel calore umano, quella vera magia che poi è l'amore. E invece lui si comporta con me da vero stregone, stregaccio, che invece mi sfrutta solo per una sua realizzazione professionale e non riesce a guardare oltre. Quindi io in qualche modo col mio personaggio cercherò di sfondare questo suo muro di cecità e di anaffettività. Lasci stare, non è nulla, veramente! Lei dice, ma è pieno di segni! Segni? Ma che segni? Scusi, che dice? Guardi, ho qui una spugnetta, ma mi dica da dove viene, come ha fatto a ridursi in questo stato? Un incontro ravvicinato con Mefisto e Belzebù. Il personaggio che fai qui ti piace? Ti diverte? Mi diverte molto perché è lontanissimo dal Francesco umano, è un pubblicitario che pur di avere una pubblicità in mano si venderebbe qualsiasi cosa, forse anche la mamma, perché la casa non ce l'ha perché è un precario. E poi c'è un incontro, che è l'incontro con una donna delle pulizie, che poi si scopre che è una strega ed è Bianca Guaccero, che è, in realtà è più uno scontro tra i due mondi, che è quello reale, quello puro di Chiara, quindi del suo personaggio. E poi attraverso questi vari scontri lui capirà che il vero valore è quello che le dà lei, la magia è la sua purezza, è il suo essere donna molto normale, molto con i piedi per terra. E quindi lui scoprirà che la sua vita ha bisogno di una donna per dare valore poi a tutte le altre cose. Tanto è vero che c'è un detto che si dice: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma non c'è il detto: dietro una grande donna c'è un grande uomo. Io ho visto entrando in teatro una scenografia molto essenziale, scelta dettata dall'economia. Scelta dettata dal fatto che comunque vogliamo provare a dimostrare, senza, come dire, presunzione, che si può fare anche del buon teatro senza spendere tanti soldi. Questo proprio a vantaggio di un periodo che purtroppo soldi non ne ha e non ne dà. E poi perché è stata una scelta del regista che ha voluto in qualche modo prendere un po' in giro i fasti dei musical, delle commedie alle quali siamo abituati, che però poi alla fine nascondono una povertà di contenuti. Quindi ha voluto un po' creare questo minimalismo proprio in maniera mirata. Viva l'amore!